Domenica prossima 3 settembre torna la Maratona del Golfo Capri-Napoli, gara di nuoto in acque libere valida come tappa conclusiva della Coppa del Mondo Grand Prix FINA, una sfida lunga 36 chilometri che vedrà coinvolti 29 atleti in rappresentanza di 8 nazioni. Il via domenica mattina alle 10:15 dalle Ondine Beach Club di Capri, con arrivo previsto per le 16:30 nelle acque antistanti il Circolo Posillipo. Come ogni anno tante emozioni ci aspettano domenica 3 settembre, perché è come sempre tappa finale della Coppa del Mondo, quindi qui a Napoli in palio, oltre che la vittoria di tappa, c'è anche la vittoria del campionato mondiale sia maschile e femminile, quindi sicuramente giungeranno a Napoli come sempre i migliori nuotatori della specialità, molti dei quali sono stati, hanno ben fatto anche ai recenti mondiali di Budapest, quindi vedremo un'ulteriore sfida nella sfida, dove magari atleti che sono arrivati dietro a Budapest cercheranno di prendersi la rivincita qui a Napoli, alla Capri-Napoli. Napoli e la Capri-Napoli sono una grandissima tradizione e costituiscono patrimonio della città e della Campania, ed è per questo che questa nuova edizione costituisce la conferma che si sta facendo, che si è fatto e si vuole far bene. La Capri-Napoli Trofeo Supermercati Piccolo giunge quest'anno alla 52esima edizione, la 15esima organizzata dalla società Eventualmente Eventi e Comunicazione di Luciano Cotena, e si concluderà lunedì 4 settembre con la premiazione ufficiale all'Hotel Mediterraneo. Ormai è diventata per noi una vera tradizione, è diventato un appuntamento fisso con il nuoto, con questo fondo insomma del nuoto, con questa maratona, con questo straordinario evento che mette insieme tantissimi atleti, sono 29, moltissimi stranieri, insomma, percorreranno le nostre acque con l'arrivo al Circolo Posillipo. Insomma, Napoli è pronta per ospitare l'ennesima manifestazione della Capri-Napoli. Tanti campioni, come dicevo, su tutti spiccano quest'anno anche gli italiani, che in Coppa del Mondo sono davvero ben classificati, soprattutto a livello femminile abbiamo 3 ragazze, Martina Grimaldi, Barbara Pozzobone e Alice Franco, che sono ai primi 3 corsi della classifica mondiale, quindi tra di loro sicuramente avremo la campionessa mondiale. A livello maschile invece per la prima volta arriva qui alla Capri-Napoli Matteo Furlan, appunto dopo il recente argento ai campionati mondiali di Budapest, per lui sarà una prima volta, però sicuramente ha tutte le possibilità per fare bene, aggiudicarsi una Capri-Napoli che quantomeno a livello maschile non vede vincere un nuotatore italiano da 47 anni, l'ultima vittoria praticamente è quella di Giulio Travaglio, che è l'unico napoletano italiano che ha vinto la Capri-Napoli.